trovati, ben ritrovati amici del Gusto Relativo, siamo in presenza di Carlo Paladin, ben trovato Carlo, produttore veneto, ovviamente di origini venete, cofondatore e titolare dell'azienda Paladin, ovviamente. Oggi con lui degustiamo alcuni prodotti, due prodotti come è il solito fare per il Gusto Relativo, selezionati direttamente dal produttore. Parliamo direttamente con Carlo e vediamo, scopriamo un po' meglio cos'è e chi è l'azienda Paladin. La parola a te, Carlo. Venite, ripresentiamo questa nuova iniziativa che è Casa Paladin, perché ormai la nostra azienda si estende in quattro regioni diverse, avevamo bisogno di mettere tutte sotto un unico tetto, no? Quindi Casa Paladin rappresenta il marchio, che vuol mettere il vino Paladin, che è stata la prima azienda ovviamente che porta il nome dell'azienda, l'azienda Bosco del Merlo, l'azienda di Veneto, Friulana, dove produciamo prevalentemente Prosecco, Pino Grigio, Chardonnay, Refosco, Raboso, e nel 2004 abbiamo acquisito un'azienda in Toscana, precisamente a Rada Impianti, Castelvecchi, molto storica, del 1043, e nel 2008 abbiamo acquisito invece Castello Bonomi, in Francia Corta, un'azienda che produce bollicine di alto livello, la fondatrice del consorzio Francia Corta. Queste sono le quattro aziende che trovano ospitalità sulla Casa Paladino. Sono tutte aziende di proprietà, tutte aziende che produttori di uva, i nostri vini sono fatti con uve, con tutte le uve di proprietà, prodotti nei nostri viniti, quindi ovviamente l'azienda nelle quattro regioni è un'azienda che ha molti ettari. Grazie a questo abbiamo creato un nostro gruppo interno di ricerca e sviluppo, mettendo ovviamente a pro le esperienze di singole zone, di singoli enologi. Tecnicamente abbiamo un consulente che è Leonardo Valenti, Università di Milano, che ci coordina in queste quattro realtà, però il discorso è leggersi i libri, il discorso è ovviamente mettere a frutto tradizioni, e naturalmente ogni territorio ha la sua peculiarità, ma però delle attenzioni che magari non sono di pratica normale in Veneto, non sono di pratica normale in Toscana, e parliamo per esempio dell'enoturismo, sicuramente la Toscana impariamo, no? Parlo solo di vino, assolutamente, di potatura, di vigneto, che è una cosa importante. Parlando di vigna, noi abbiamo messo a punto un nostro progetto che si denomina agricoltura ragionata, che si basa soprattutto sul rispetto dell'ambiente, ma però coniugamo tradizione, rispetto con tecnologia. E si basa su tre cose attive, una è in fase di sviluppo, la prima è la precision farm, dove scarichiamo le piante a satellite di Ligoria, inseriamo il GPS, andiamo a cucinare l'alto variabile, vediamo cucine solo la singola pianta che serve. La seconda è la cucina sulferosa, cosa che non si può togliere, ma possiamo ridurre, no? E la terza è Wine Zero, quindi bilancio carbonico. Abbiamo la nostra azienda, l'unico strumento in Europa, grazie all'Università di Padova, che misura l'assorbimento di CO2 della pianta. Possiamo oggi, con dati tecnici, affermare che più la CO2 assorbita dalla vite che quella che viene prodotta nel ciclo di produzione. Quindi il vino è una bevanda amica della vite, perché non va a produrre CO2, ma ne va a assorbirla. Quindi diciamo un'azienda sicuramente che prende forza dalla tradizione della produzione del vino, ma sicuramente un'azienda rivolta al futuro con l'aiuto della tecnologia, che può, come diceva lei, permetterci di poter tenere sotto controllo qualsiasi dato oggi ci sia, ovviamente. Tradizione e innovazione, le due cose vanno coniugate, siamo sempre un trial sulla tradizione, rispettiamo l'ambiente e crediamo che il grande lavoro fatto in campagna, soprattutto, e in cantina dobbiamo preservare quello che abbiamo creato in campagna. L'ultimo filone che stiamo portando avanti è proprio la gestione del sottosuolo, analizzare e controllare per far vivere il sottosuolo, i lombrichi, per creare una vitalità continua, questo è l'obiettivo. Diciamo già solo con soluzioni organiche, l'obiettivo è creare un microsistema che si autorimenti. Quindi una vita, diciamo, come ci insegnava Darwin, più naturale possibile, non una vita indotta o artificiale. Credo che questo sia la base. Dobbiamo essere custodi di quello che abbiamo trovato, cercare di migliorarlo. Sono perfettamente se riusciamo. E credo che chi vive la terra e la campagna non può che seguire questa linea. Sono perfettamente d'accordo.
Degustiamo oggi, ci presenta due vini, vedo qui sul tavolino, che sono il primo, ce lo indica lei, il Prosecco. Abbiamo scelto questi vini perché l'ora è mezzogiorno, aperitivo, ora di aperitivo, una bella pulizina. Iniziamo il Prosecco che noi produciamo da tanti anni. Questo vino sta invadendo il mondo fortunatamente, perché chiaramente nella globalizzazione è più facile capire il Prosecco che lo spumante è importante, no? Quindi il Prosecco è fresco, fragrante, simpatico, diciamo, in una parola sola mi piace descrivere come vino simpatico. Esatto. Sta conquistando grandi vicini, no? Il Prosecco sta, è un Prosecco brutto, che adesso versiamo. Sì, assaggiamo il suo prodotto. Quindi anche il packaging, volutamente la bottiglia bianca, proprio per la leggerezza di questo prodotto. È una versione brutta, quindi una versione che può essere da aperitivo, ma anche da tutto pasto. A lei. Noi a lui ci piace più che descrivere il prodotto via come lo facciamo, la descrizione normalmente la lasciamo al degustatore, no? Diamo solo alcune indicazioni. Lo possiamo un prodotto molto franco, profumi di frutta, di mela, di pera, li sentiamo. Sicuramente frutta viva, ecco, frutta fresca, verde. Questo è. Bella esplosione di sugo in bocca che si scioglie quando trova la temperatura del nostro corpo. E la cosa più interessante è che viene fuori la frutta, viene fuori l'acidità e la questa frutta, come diceva lei, la mela verde, perché la parte acida, la parte più verde per l'appunto del frutto viene fuori, rimanendo un po' sia fresca ma anche un po', ecco, acidula, diciamo così. La freschezza. E la bollicina è sicuramente un perlage, sicuramente mediamente fine, che è caratteristico del Prosecco e che gli dà quell'energia, quello sprint in più rispetto, diciamo, ad un metodo classico che è molto più elaborato. Certo, il Prosecco, la freschezza è il suo, secondo me, uno dei fattori di maggior successo, questa freschezza, questa immediatezza. Andiamo dopo in uno spumante più interessante. Ci sta presentando adesso un pezzo della sua azienda, che, come diceva prima, è stata spostata, tra virgolette, in Lombardia, nella zona precisamente del Franciacorta, della DOCG Franciacorta. Quindi stiamo assaggiando un Franciacorta della sua azienda, ce lo descrive in maniera, ecco, breve. Franciacorta Cru Perdu, 70% Chardonnay, 30% Pinot Nero, vendemmia 2009, quindi 36 vini sui lieviti, poi un anno ovviamente in bottiglia, perché dopo tanto riposo deve essere affinato anche dopo, ovviamente, la spuntatura. Già una spuntatura di 8 mesi, quindi ha una bella maturità. E ovviamente abbiamo un gusto più complesso, sono due metodi diversi, non c'è parole, più complesso, più articolato. C'è anche un po' di Chardonnay, che è fatto un po' di legno, quindi sentiamo anche un po' di vaniglia. Boisé, ecco, sì, infatti la cosa più caratteristica e più interessante di questo vino è una nota erbacea, sicuramente una tostatura successiva che richiama molto la nocciola, la pasta di nocciola, e una punta di vaniglia, come si discuteva prima, che è veramente, veramente molto interessante. Ovviamente stiamo parlando di un metodo classico, stiamo parlando di un altro mondo rispetto al Prosecco, e stiamo parlando ovviamente di un prodotto di qualità assoluta. Sì, diciamo che nel mondo la bollicina conosciuta italiana da poco fa era sulle moscate, grande vino, ma assolve di vini da dessert, vini dolci. Oggi moscato è un grosso erogatore, è anche un buonissimo vino da abbinare alla frutta. Dopo è arrivato il Prosecco, che ci auguriamo faccia battistrada anche spumanti più importanti, perché il mondo sta scoprendo lo spumante italiano secco grazie al Prosecco. Ovviamente il metodo classico italiano sta crescendo molto, in questo caso grande prodotto che da un pubblico un po' più evoluto, un po' più esperto. Diciamo che qui possiamo fare anche una cosa simpatica al degustatore, arrivare alla freschezza, all'immediatezza, e poi dare un vino che ha la complessità e dà qualcosa di più. Io credo che anche chi si approccia al vino deve approcciarsi con l'entusiasmo di bere qualcosa che gli piace prima di tutto,
e da lì l'appetito che mangiando, no? Esatto. E da lì deve avere voglia di scoprire qualcosa di più. Esatto. Come i grandi vini rossi, dove il vino rosso è immediato, il vino rosso che ha l'evoluzione che uno deve cercare, no? E dopo noi sempre dobbiamo cercare nel bicchiere la positività che si trasmette. Quanto abbiamo detto, l'epidemia 2009, sboccatura 2013, quanto lavoro c'è stato, e dobbiamo qui in questa degustazione assaporire e deve avere capacità di emozionarsi, no? Perché il vino è questo, no? È stato veramente esaustivo, completo, e la ringraziamo insomma per la sua ospitalità e soprattutto per l'energia e la passione che ci mette sia nelle sue parole che nei suoi occhi. Grazie ancora. Grazie. E buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi.